Buonasera amici sportivi da Giampiero Laira, in diretta qui dal palazzetto dello sport di Canosa, dove fra qualche istante prenderà il via l'incontro valevole per il recupero della 16ª giornata del campionato di Serie B di calcio a 5, girone G, che vedrà di fronte i padroni di casa del Canosa e gli ospiti della Diaz Bisceglie. Una sfida che vale moltissimo, terza contro quarta, una gara che si preannuncia incandescente, non per cuori deboli, insomma. I padroni di casa, gli uomini di mister Lodispoto, sono reduci dalla vittoria esterna per 1-6 sul campo dello Sporting Venafro e occupano la terza posizione in classifica con 30 punti, mentre gli ospiti guidati da mister Di Chiano sono quarti in classifica a 27 punti e reduci dalla doppia vittoria per 5-3 contro il Barletta. Qui al mio fianco in postazione video Vincenzo Aruanno, che coordinerà le riprese del match che fra qualche istante prenderà inizio. Da sinistra verso destra rispetto alla nostra postazione attaccheranno i padroni di casa del Canosa con divisa gialla fluorescente con inserti neri e calzoncini neri, e mentre da destra verso sinistra rispetto alla nostra postazione ci saranno ad attaccare gli ospiti della Diaz Bisceglie con una divisa nera-azzurra e pantaloncini nerazzurri. Ecco che parte la sfida con subito il tiro provato da Iodice, ribattuto immediatamente da un avversario. Ora subito la palla rigiocata sempre da Iodice e dall'indietro, palla per Cassanella appunto un avversario, dà ancora all'indietro verso Elia che tira, ma la palla termina docile tra le braccia di La Rocca che rinvia subito in avanti, ma Castrogiovanni viene tamponato bene da Sasso. La palla è all'indietro verso Galindo, destro, parata subito. Galindo ha subito provato la conclusione, guardiamo il numero 10, José Galindo. Ora sulla rimessa laterale si porta Pacheco, Galindo ancora, tocco sotto, destro, ancora un altro tiro nella frazione di pochi secondi, la palla che è terminata di poco alto sulla traversa, però ha il piede caldo, diciamo, Galindo, che già ha sfoderato due tiri verso lo specchio della porta. Ora riprova la manovra la squadra ospite senza fortuna, la palla in rimessa laterale dove c'è Castrogiovanni che dà in avanti verso il compagno che si riaffida a Pacheco che ricomincia da Galindo. Castrogiovanni sulla destra cerca un compagno e ridà a Galindo, Pacheco, Castrogiovanni, giro palla buono quello dei padroni di casa del Canosa. Ora ancora Pacheco, palla in avanti verso Lupoli che dà l'indietro ancora per Galindo, Pacheco, anzi Castrogiovanni, il destro, palla fuori. Ora stanno cercando di sbrogliare il bandolo della matassa i padroni di casa, vedremo se riusciranno a portarsi in vantaggio in breve tempo oppure. Ora vediamo, palla in avanti verso la palla era verso Iodice, ma ha fatto buona guardia Galindo. Ora palla tra le mani di La Rocca che ricomincia da Castrogiovanni, Pacheco, Castrogiovanni, Pacheco, Galindo, Castrogiovanni, dall'indietro verso Pacheco, ancora Castrogiovanni, Lupoli, Galindo, prova ad andare in avanti ma il suo passaggio viene intercettato dalla spalla di Sasso. Ora di nuovo una rimessa laterale dove controfallo, l'arbitro ha revisato un controfallo, probabilmente la palla stava rimbalzando al momento della battuta, quindi ci sarà una rimessa laterale ora per Elia, ovvero per il numero 7 della Diaz Bisceglie che scruta i compagni, vedremo la soluzione di passaggio che sceglierà, da sull'altro out in direzione di Iodice che però sbaglia il passaggio, Pacheco pressato manda fuori senza evitare eventuali rischi. Ora palla per La Rocca che blocca, da subito in avanti verso Castrogiovanni, stoppa, controllo di tacco, Lupoli non riesce nel dribbling però guadagna una rimessa laterale che Castrogiovanni si incarica di battere.
da metà campo, dall'indietro. E ancora un altro fallo laterale, cioè un altro controfallo. Vediamo l'arbitro è molto, molto, diciamo, pignolo, definiamolo così, fa rispettare la posizione di battuta. Ora Lupoli si gira, destro, smorzato il tiro, terminato fuori. Ora la palla è tra le braccia del portiere. Palla ora all'indietro verso il capitano Cassanella. Ora Castro Giovanni, Galindo si avventura ma viene fermato con un buon intervento tempestivo da Iodice. Galindo, Pacheco, Castro Giovanni, Galindo, palla per Lupoli, prova il sinistro ed è stata buona la risposta del portiere Sinigaglia. La palla era ben indirizzata, poteva seriamente impensierire la retroguardia e terminare in rete, ma Sinigaglia era attento e ha mandato fuori. Calcio d'angolo, corner, Pacheco, Galindo destro, Sinigaglia para, ancora Sinigaglia, Pacheco di punta, occasionissima questa per il Canosa. Non sono riusciti però a concretizzare gli uomini di mister Lo Dispoto. Ora la Rocca, avanza lui, palla al piede, controllo con la suola, dai in avanti verso Castro Giovanni, sponda verso Galindo, Castro Giovanni cerca Lupoli, la palla ora però è tra le braccia della Rocca. Castro Giovanni prova il dribbling, viene fermato da Cassanella, doppio passo Cassanella, da sulla sinistra il tiro, rete! 1-0, grande contropiede questo, e rete di Sasso che porta in vantaggio gli ospiti della Diaz Bisceglie. Ha perso una palla velenosa Castro Giovanni, è partito il contropiede con Cassanella che è stato bravo a vedere sulla fascia il compagno Sasso che ha dovuto solo depositare in rete il gol dello 0-1 per la Diaz Bisceglie qui al palazzetto dello sport di Canosa. Avevano avuto una ghiotta occasione i padroni di casa e ora hanno subito il vantaggio ospite, però sicuramente reagiranno subito i 5, il quintetto di in campo, ricordiamo la maglia gialla quest'oggi che attacca da sinistra verso destra. Cassanella sbaglia il passaggio, interviene di tacco Elia che manda la palla in rimessa laterale, ma c'è stata una deviazione, quindi sulla palla c'è Iodice. Palla indietro verso Elia, allarga sulla destra verso il portiere Sinigaglia. Sinigaglia perde palla, Galindo si scontra con Sinigaglia e la palla ora termina sull'out in rimessa laterale. Chiedevano il fallo gli uomini di mister Lo Dispoto. Sinigaglia ancora, perde palla, il tiro e c'è il gol! Pacheco! Direttamente dalla sua metà campo, Sinigaglia si è preso un rischio e piace, Pacheco non ha perdonato! Un destro lento ma precisissimo che è andato a scendere proprio sotto l'incrocio dei pali. 1-1 qui al palazzetto dello sport di Canosa, dove, come preannunciato, le emozioni non mancano. Pacheco, autore dell'1-1 poco fa. Ora però subito la partita che non ha un minuto di stop, è frenetica. Castro Giovanni, Pacheco in mezzo verso Lupoli, Castro Giovanni, Pacheco, Galindo, Castro Giovanni, dall'indietro ancora verso Galindo che dà a Lupoli, che però ritorna dal numero 10, allargo sulla destra verso Lupoli, ancora Galindo a lottare lì in mezzo, si rifugia all'indietro da Castro Giovanni che ridà al numero 10, Pacheco, palla in avanti verso Lupoli, Galindo,
Scupoli sbaglia il passaggio ma riesce poi a restituire la sfera ai suoi compagni. Castrogiovanni, Pacheco, Castrogiovanni ancora, Pacheco, dà ancora a Castrogiovanni, Pacheco libero sulla sinistra e non riesce nel dribbling e la palla viene recuperata ma subito nuovamente lanciata in avanti dal Diaz Bisceglie senza fortuna. Allora è Galindo, palla al piede che riparte e si affida a Castrogiovanni che ridà a Galindo. Galindo in avanti verso Lupoli, Castrogiovanni, Pacheco, palla in avanti verso Galindo, in mezzo, ha fatto buona guardia Sasso. Siamo a poco più di 5 minuti dall'inizio del match del primo tempo, 1-1 il punteggio qui. Lupoli ci prova, mette in mezzo, ora c'è la ripartenza di Elia. Lamenta un fallo, Lupoli, Sinigaglia, Lupoli, rete ma l'arbitro annulla. Ha ravvisato un fallo di Lupoli, che la paglia era stata fermata da Sinigaglia. Lupoli probabilmente con un intervento falloso ha messo dentro, l'arbitro ha ritenuto opportuno annullare la rete. Ora c'è Iodice, alza a testa alta, Elia fa movimento, ecco che viene servito il numero 7, va in mezzo però malinteso tra i due. Lupoli riparte, c'è Galindo dall'altra parte ma ha capito tutto Iodice. Galindo trattenuto forse da Cassanella, sì, fallo del numero 13. Ora si scaldano gli animi. Che cazzo ti va a fare lui? Mamma, che cazzo ti va a fare? Ora c'è l'ammonizione sia per La Rocca che per Cassanella. Ora l'arbitro ha ancora da dire qualcosa ai due giocatore. Ci sarà una punizione quindi adesso per i padroni di casa del Canosa dopo questo piccolo siparietto, definiamolo così, avvenuto tra il portiere La Rocca e il numero 13 della squadra ospite, Cassanella. Hanno fatto un testa a testa e l'arbitro li ha ammoniti per eccesso di foga. Adesso vedremo Galindo che prende una lunga rincorsa, vediamo se proverà la battuta a rete. Intanto è entrato Filanschik. Galindo il destro, Sinigaglia para, Elia, finta, palla in mezzo, Castrogiovanni, Galindo, palla fuori, Cassanella, Elia, dalle indietro verso Iodice, fa il movimento Sasso che viene riservito, Iodice, Cassanella, Iodice, impreciso ora il suo suggerimento sulla destra verso Elia, è rimessa laterale per il Canosa, Galindo, Pacheco, Castrogiovanni li dà ancora a Galindo, Galindo, Pacheco chiama la palla, ecco che viene servito, Pacheco prova il dribbling, dall'indietro verso Castrogiovanni, c'è il movimento di Filanschik in aria. Castrogiovanni, tacco di Pacheco verso Galindo che dribble da a Filanschik che prova a girarsi e guadagna una rimessa laterale. Il numero 5, il biondo polacco, a disposizione nella rosa di mister Lo Dispoto, Filanschik. Ora va a fare la boa, la punta di riferimento del quintetto che attualmente è in campo. Ricordiamo il punteggio sempre di 1-1.
sopra, Galindo il sinistro, ribattuto da Cassanella con la schiena e palla che termina in corner, il calcio d'angolo del quale si incarica della battuta Pacheco. Mezzo! Rete! Finanshik! È sbucato dietro le maglie avversarie e solo sul secondo palo ha messo dentro il 2-1. Festeggiamento come l'altro connazionale Krzysztof Piątek, è famoso il suo festeggiamento, il pistolero soprannominato, forse era dedicato a lui questo piccolo festeggiamento. Comunque, fatto sta che ora il Canosa conduce per 2-1 qui in casa, in una partita delicatissima che vale molto da ambo le parti. Sinigallia dà in avanti verso Elia, palla in mezzo, fanno buona guardia per i difensori, Filancic prolunga di testa ma la palla termina nei piedi di Cassanella che dà a Iodice per il neo entrato di Benedetto. Intercetta Galindo, Cassanella, Elia, destro, palla fuori di un nulla. Era stato bravo Elia a dribblare la rocca, però non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta. Ora la rocca da Termine, capitan Termine. Pacheco, Filancic, difende palla, riesce a guadagnare una rimessa laterale. L'autore del 2-1 che per ora mette avanti i ragazzi di Mister Lodi Spoto. Elia, dall'indietro verso Iodice, Cassanella, in avanti ancora verso Iodice, ma fa buona guardia a Filancic, applaudito sia dal mister che dai compagni di squadra. Iodice in avanti verso Di Benedetto, ancora Iodice, Cassanella, Di Benedetto, Elia, Cassanella, Elia, Pacheco in mezzo verso Galindo, Elia si è trovato sulla sfera e ha evitato quasi sicuramente la terza marcatura. Ora c'è una rimessa laterale per gli ospiti della Diaz Bisceglie, della quale si incarica Di Benedetto, che dà Elia, destro, smorzato, Cassanelli, destro, la rocca para. Era ottima questa occasione, non è riuscito a mettere dentro Cassanella. Iodice, palla ribattuta. Ora Elia, Cassanella. Elia, Cassanella. Elia, ancora Cassanella. Elia. Termine recupera la palla, ma ci prova addirittura Sinigallia. Palla però altissima. Nulla di fatto, mancano 11 minuti al termine del primo tempo qui al palazzetto dello sport di Canosa e i padroni di casa conducono per 2-1 grazie alle marcature messe a segno da Pacheco e Filancic. Termine, Castrogiovanni, Lupoli, sponda, Pacheco, Castrogiovanni, Pacheco ancora, palla in avanti verso Castrogiovanni che però non raggiunge, però applaude lo stesso l'idea del compagno di squadra, il numero 6 Pacheco. Di Benedetto adesso verso Iodice. Elia,
parte alle mani di Lupoli. Ora sono 2 contro 1, Elia ha provato il destro potente, terminato al lato. Passo Giovanni ancora, prova la volea al volo, ottimo il gesto tecnico, atletico e balistico di Castro Giovanni, che però non ha trovato fortuna. Sarebbe entrato questo tiro, sarebbe venuto giù il palazzetto. Qui era veramente difficile mettere dentro questo tiro, però è da apprezzare il tentativo del numero 3 del Canosa. Ora Elia di Benedetto, quadraggio intercettato da Termine, che riesce nel dribbling. Castro Giovanni, Pacheco, ancora Castro Giovanni, dai in mezzo a Termine, sponda Castro Giovanni, ora torna all'indietro, riesce nel dribbling, Termine, ora in mezzo, ottima azione questa, Castro Giovanni era stato bravissimo, però ci hanno messo una pezza i difensori del Bisceglie. Ora c'è il corner del quale si incarica Pacheco. La palla termina addosso a Castro Giovanni, che forse non aveva capito le intenzioni. Time out, diamo la linea alla pubblicità, ci risentiamo fra qualche istante. Eccoci qui in diretta dal palazzetto dello sport di Canosa, dove le due squadre qui sul campo stanno veramente dando vita a una partita divertente, combattuta, maschia, e il risultato è di 2-1 per la squadra di casa del Canosa, a discapito attualmente della Diaz Bisceglie, che ora ha subito perso palla. Ora c'è una rimessa laterale, forse anche per abbassare un po' i ritmi, se la prendono con comodo, anche perché c'è molto dispendio di energie questa sera. Ci sono attimi di match che sono veramente concitati e senza alcun momento di interruzione, quindi le energie si spendono e come. Ora riparte Lupoli, che dà l'indietro verso Pacheco. Castro Giovanni, Lupoli, prova a girarsi, Termine, palla in mezzo, ha fatto buona guardia di Benedetto. Termine, Pacheco in mezzo, riparte Elia, da a Sasso, che viene ben contenuto dal rientro difensivo di Castro Giovanni, che mette in rimessa laterale. Elia, destro, e gol! Grande gol questo di Elia. Gli hanno lasciato spazio colpevolmente i giocatori del Canosa. Lui ha preso la mira e non si lascia pregare quando tira. Il suo destro è veramente velenoso, adesso ha fatto male. La palla si è infilata precisa nell'angolino alle spalle di La Rocca per il 2-2. Gran gol questo del numero 7, ospite. Come ripetuto poco fa, lasciargli spazio e fargli prendere la mira è davvero pericoloso, e si è visto. Di Benedetto! 2-3! Chiede scusa Castro Giovanni, ha perso una palla al limite dell'area, Di Benedetto ne ha approfittato e non ha sbagliato. Questo 1-2 del Bisceglie adesso li porta avanti i ragazzi di mister Di Chiano. Errore grossolano quello di Castro Giovanni, che vorrà sicuramente rifarsi, ha chiesto scusa. Ora
ci prova De Lisa, manca il controllo Cassanelli. 2-3 adesso la situazione, in pochi secondi l'ha ribaltata. Come detto prima, è una partita stupenda, vivace, divertente, che vale il prezzo del biglietto. Ora rimessa laterale per i padroni di casa, Castro Giovanni sul punto di battuta, scruta i compagni, vedremo quale soluzione. Galindo all'indietro per la Rocca, perde palla Iodice, miracolo di la Rocca che ha salvato il risultato. Iodice aveva la porta quasi sguarnita, ma la Rocca come un felino si è lanciato e ha parato questo tentativo del numero 23. Ora calcio d'angolo del quale si incarica Sasso, palla verso Elia, destro fuori, come detto Elia di destro è pericolosissimo. Ora però non ha inquadrato lo specchio, fortunatamente per i ragazzi di Messer lo disputo. Pacheco all'indietro verso Galindo, Castro Giovanni, ancora lui, Galindo, Pacheco, Galindo, zona tiro, destro, l'ha provato di punta. Ora vediamo Sinigaglia rimanere a terra, probabilmente ha messo male la gamba nell'intento di provare a parare il tiro dell'avversario Galindo qualora fosse terminato nello specchio della porta. Ora sicuramente ci sarà l'intervento dello staff medico per le condizioni di Sinigaglia, anzi no, prova a rialzarsi da solo, vediamo se riuscirà a proseguire il match oppure sarà costretto al cambio. Si sta già scaldando il portiere di riserva Daddato, ma Sinigaglia pare essersi ripreso del tutto e ora con la palla in mano dà il via all'azione dei compagni. Elia, Iodice, De Lisa prova a girarsi e dall'indietro verso Galindo che lascia Pacheco, palla in avanti verso De Lisa che però chiedeva il passaggio centrale basso. Non si sono capiti i due compagni di squadra, che però si incitano a vicenda, vorrebbero subito raggiungere il pari. Ricordiamo la situazione adesso li vede in svantaggio. Ora c'è la chiusura di Pacheco in rimessa laterale della quale si incarica il numero 13 Cassanelli. Sasso, Iodice, Sasso ancora, Iodice, Cassanelli, da sulla destra per Iodice, Elia, ancora Iodice, Elia ancora, la Rocca di testa, Galindo prova a girarsi, viene messo giù, fallo, fallo. C'è stato effettivamente un piccolo sgambetto da parte di Cassanelli che ha messo giù Galindo che cercava di girarsi. Ora l'arbitro invita a rispettare la distanza ai giocatori della Diaz Bisceglie. E sulla palla vediamo c'è Pacheco che parla con Filanschik e sicuramente staranno studiando qualche schema, qualche strategia per poter far male agli ospiti che per ora conducono per 2-3 qui al palazzetto dello Sport di Ginosa. Filanci, finta, Pacheco, attenzione, non è riuscito a tirare Galindo, ora parte il contropiede, Cassanelli, Galindo recupera palla, Delia la mette fuori, però guadagna una rimessa laterale. Elia prova il dribbling e viene messo giù fallosamente, secondo quanto ravvisato dal direttore di gara. Quindi 2-2 il conto dei falli quando mancano poco più di 7 minuti al termine del primo tempo di questa partita che vede per ora in vantaggio gli ospiti della Diaz Bisceglie per 2-3. Partita però incandescente, senza interruzioni, partita divertentissima qui questa sera. Elia, vediamo se tirerà, ci prova, prende l'unico uomo in barriera che era Lupoli. Iodice,
Cassanelli all'indietro verso Iodice, destro, c'era, era sulla traiettoria la Rocca che l'ha battezzata fuori, l'ha lasciato uscire alta sopra la traversa, da subito in avanti lo stesso portiere verso Lupoli che dà all'indietro verso Galindo, sinistro, debole, ancora Galindo in scivolata, Sasso prova il sinistro, recupera Pacheco, ancora controllo con la suola, Elia, ora Elia che dà Iodice, Sinigaglia, palla in avanti verso Cassanelli che ha provato a girare la vitesse, la Rocca subito che ridà il via all'azione, Filanschik anticipato da Elia, palla in corner, Pacheco si appresta a battere questo calcio d'angolo quando mancano 6 minuti e 26 al termine del primo tempo. Filanschik si gira, Sinigaglia mette il piede ma non riesce ad evitare il corner, il calcio d'angolo, sempre Pacheco che ora cambia lato e va a battere questo ulteriore tiro dalla bandierina, palla verso Galindo, il destro alto, l'arbitro ha fischiato, andiamo, un fallo, forse un blocco fatto da Filanschik ai danni di un difensore avversario, l'arbitro ha ritenuto falloso questa azione di gioco, quindi siamo 3-2 il conto dei falli, 3 falli commessi dal Canosa, 2 dal Biscelli. Cassanelli riparte da Sinigaglia che dà in avanti verso Sella che però non raggiunge la palla, ora una rimessa laterale, Galindo, Lupoli, Pacheco, Galindo, dà ancora a Pacheco, Lupoli, no, non viene servito, preferisce andare in avanti, ora però Lupoli palla al piede che dà Galindo, doppio passo, Cassanelli si impossessa della sfera e viene spinto ed è il quarto fallo questo commesso dalla squadra di casa che deve stare attenta, come sappiamo dalla sesta infrazione eventualmente gli ospiti potrebbero usufruire del tiro libero, quindi mancano ancora quasi 6 minuti e ora la palla è stata messa in mezzo, non ci ha creduto forse Sella che è rimasto fermo, non ha saltato, la Rocca termine, Lupoli dà ancora a termine che si dà in avanti a Filanschik, sponda di petto verso Lupoli, destro, palla fuori, è stato bravissimo Filanschik a apparecchiare, diciamo così, questa palla verso Lupoli che però non è riuscito nel tentativo di mettere la palla dentro. Sella, Iodice, perde palla Filanschik, ci prova di punta, palla che esce proprio di un niente, è stato rapidissimo il polacco a stoppare e a tirare immediatamente. Sinigaglia, Iodice, non si gira Sella, fa buona guardia Galindo, Iodice, Sasso, dai in avanti verso Cassanelli, Sella, Iodice, Sasso, Iodice, Cassanelli, Sella, Iodice, palla ancora verso Sella, fa buona guardia Galindo, rimessa laterale sempre per il Canosa, battuta sempre da Galindo, termine, Lupoli, termine lascia scorrere, Galindo palla al piede che dà Lupoli, ora c'è ancora Galindo, prova il tiro, la finta, sinistro, Sella però non abbocca e ribatte la conclusione del numero 10,
della squadra di casa di Mister Lodi Spoto, che attualmente, come detto poco fa, è in svantaggio di 2-3 qui in casa, però la partita è ancora lunga. Termine, Filanschik, destro, rimessa laterale. Ora Termine si lamenta con l'arbitro. Filanschik, potente il tiro ma impreciso. Anche Filanschik ha un bel piede, un gran destro, quindi ci proverà sicuramente altre volte nel corso del match. Termine ora dall'indietro alla rocca. Sasso, Termine ci mette il piede e manda in rimessa laterale quando mancano poco più di 4 minuti al termine di questa prima frazione di gioco. Lupoli difende palla. Grazie. Sasso. Iodice. Sella. Lupoli lo tampona e mette in rimessa laterale. Elia sul punto di battuta. Palla in avanti. La rocca con le mani. Filanschik. Galindo. Era buona questo tentativo. Ora però Pacheco riparte subito. Galindo. Pacheco. Chiede palla a Filanschik, ma lui va da Lupoli. Galindo. Da Pacheco. Tiro di Pacheco. Fa buona guardia la difesa e riparte Iodice. Elia. Cassanelli. Iodice non riesce a controllare. Rimessa laterale per la squadra del Canosa. Galindo. Pacheco. Si fa vedere Castrogiovanni che ridà nuovamente il numero 6. Galindo. Castrogiovanni. Castrogiovanni ci ha provato, palla fuori però, mancano poco più di 3 minuti, vedremo se la squadra di casa riuscirà a pervenire quantomeno al pareggio. Iodice, Elia, torna indietro da Cassanelli, Di Benedetto in avanti verso nessuno però, la rocca palla, vediamo cosa fa, ricomincia da Pacheco. Castrogiovanni, Pacheco, Galindo, destro, ribattuto, ora Pacheco nuovamente palla al piede, Lupoli, Galindo, Castrogiovanni, Galindo, Pacheco, Castrogiovanni lascia scorrere la palla verso Lupoli che dà centralmente per Castrogiovanni, finta! Sinistro e palla in rete, si è rifatto dagli errori. Castrogiovanni ha pareggiato, lui che chiede scusa anche ai tifosi presenti qui in tribuna, si è riscattato dagli errori, adesso è carico, pronto a ricominciare un'altra partita mentalmente e moralmente. 3-3 Castrogiovanni. L'avevo detto in precedenza che sicuramente avrebbe voluto riscattare l'errore, ora l'ha fatto e alla grande, un gran gol. 3-3 quanto mancano, 2 minuti, ancora Castrogiovanni palla al piede, dall'indietro. Partita bellissima qui questa sera al Palazzetto dello Sport di Canosa. Castrogiovanni, destro, ha trovato sulla traiettoria proprio il compagno di squadra Lupoli. Ora c'è Sinigaglia, Di Benedetto,
nulla da fare per lui. Palla alla Rocca, che dà a Castro Giovanni. Pacheco, Castro Giovanni prova a dare in avanti verso Lupoli, che però non capisce l'intenzione del compagno. Ora c'è il dribbling di Sasso, ancora un altro dribbling, Elia, e ha mancato la conclusione. Riparte la Rocca, Lupoli, messo giù, fallo e ammonizione per Di Benedetto, scivolata. Time out, diamo la linea alla pubblicità, ci risentiamo fra pochissimo. Collegati dal palazzetto dello sport di Canosa, quando manca poco più di un minuto al termine del primo tempo, il risultato recita 3-3 in una partita divertentissima questa sera qui al, come detto, al palazzetto dello sport di Canosa, tra i padroni di casa e gli avversari della Diaz Bisceglie. Una partita che vale molto, anche perché si sfidano la terza e la quarta del girone, quindi partita delicatissima. Ora c'è una punizione della quale si incaricherà Galindo, vediamo se tirerà direttamente in porta oppure cercherà un'altra soluzione. Vediamo Galindo, destro, fuori, impreciso il destro del numero 10 della squadra di mister Lodispoto. Ora la palla termina fuori tra le mani di La Rocca, che si affida a Pacheco al suo fianco. Pacheco. Ora c'è Castro Giovanni, Pacheco, Galindo, Castro Giovanni, Lupoli. Ora Pacheco, destro, rete! La palla è passata da sotto alle gambe del portiere Sinigaglia, colpevole direi in questa situazione. Il tiro era abbastanza parabile, ma Pacheco è stato fortunato, è incappato purtroppo in una mezza papera, definiamola così, del portiere della Diaz Bisceglie. Si è fatto passare la palla da sotto le gambe, un tiro non irresistibile che però ora ha portato nuovamente avanti i ragazzi di mister Lodispoto quando mancano 35 secondi alla fine del primo tempo. Pacheco quindi, autore del 4-3. Palla in avanti, fa buona guardia Cassanelli. Ora rimessa laterale, c'è Galindo. Pacheco ancora per Galindo. Ora ancora un'altra rimessa laterale per la squadra di casa quando mancano 21 secondi. 4-3 il punteggio. Castro Giovanni, Pacheco. Castro Giovanni, solo davanti al portiere, palo, aveva dato l'illusione l'ottica del gol, ma la palla è terminata sul montante. E ora finisce il primo tempo, ci sono problemi forse con la sirena, evidentemente ha fischiato il cronometrista per sancire la fine del primo tempo. Primo tempo quindi conclusosi sul 4-3 per il Canosa. Ora diamo la linea alla pubblicità, ci risentiamo fra circa 10 minuti per vivere insieme le emozioni di un secondo tempo che si preannuncia infuocato.
Rieccoci qui collegati con il palazzetto dello sport di Canosa, dove fra qualche secondo riprenderanno le ostilità di questa partita davvero davvero divertente. Non sta veramente mancando nulla qui, partita che vale il prezzo del biglietto. Siamo 4-3 per la squadra di casa del Canosa, che conduce grazie alle reti di la doppietta di Pacheco, la rete dei Pelancic e di Castro Giovanni, mentre per la Diaz Bisceglie hanno segnato Sasso, Elia e Di Benedetto. Una partita, come detta, roboante, elettrica, senza interruzioni, divertentissima qui al palazzetto di Canosa, dove ora sta ecco il calcio d'inizio. Palla per Galindo, che non riesce a trovare il compagno di squadra Lupoli, che però lo applaude. Una partita che vale tantissimo questa, ricordiamo che si affrontano la terza contro la quarta del girone G del campionato di Serie B di calcio a 5. Oh, ma l'ufficiale, signore! Ora c'è la palla per Elia, il destro ribattuto dalla schiena di Castro Giovanni. Ha attutito il colpo e è un po' dolorante, era potentissimo il tiro, e ora però sta facendo esercizi di respirazione, sta allargando la gabbia toracica per poi poter proseguire l'incontro. Si è ripreso, ora ancora Elia, Cassanelli, Elia, destro, grande la parata di La Rocca, attento, reattivo su questo tiro di Elia. Cassanelli ancora, ci prova, ora la palla viene data all'indietro per Elia, che dà a sua volta a Sinigaglia. Palla in avanti però senza fortuna, che non raggiunge nessuno. E ora c'è il piatto di Pacheco, che termina docile tra le braccia del portiere ospite. Squadra del Bisceglie, che ora in questo secondo tempo attacca da sinistra verso destra con la maglia nerazzurra, i calzoncini neri con inserti azzurri, anche i calzoncini. Mentre ora c'è però il sinistro di Sasso, ci ha messo una pezza La Rocca. Dicevamo, da destra verso sinistra invece attacca il Canosa, i padroni di casa, con la maglia gialla e inserti neri, stile Borussia Dortmund. E lì a destro! Ora la palla è in rimessa laterale, sembrano essere partiti più forte gli ospiti del Bisceglie, che sicuramente vorranno agguantare quanto prima il pareggio, ma vedremo se la squadra di Mister Lodi Spoto concederà spazio o addirittura si porterà sul doppio vantaggio. Ricordiamo 4-3 il punteggio. Ora c'è la palla manovrata dalle retrovie da Iodice, che dà a Cassanelli, palla verso Sasso, ancora Elia, Sasso, Elia, Iodice, palla in avanti verso Cassanelli, aspetta rinforzi, ci prova Iodice! È stato grande ancora l'intervento di La Rocca, che ha detto di no. Grande parata di La Rocca. Calcio d'angolo ora. Sasso verso Iodice, che carica il destro. Facile questa parata per La Rocca, che blocca la sfera e riparte subito da Galindo. Pacheco. Castro Giovanni prova da esterno. Lupoli. Fermato, palla in rimessa dal fondo. Ora Cassanelli, Elia, ancora il numero 7 che dà in avanti, chiama palla e la blocca La Rocca. Galindo attaccato, fallo, primo fallo, quello commesso in questo secondo tempo, quello di Cassanelli.
con la maglia della Diaz Biscelli, quindi 1-0 il conto dei falli. Ora è entrato Filanschik, subito che entra nel vivo dell'azione, ancora il polacco che dall'indietro verso ora palla Galindo, Lupoli prova il tacco per Filanschik, Elia, tunnel, Lupoli rinviene e mette fuori. Vediamo, il direttore di gara si gira un attimo per dire due paroline al mister Di Chiano, allenatore della Diaz Bisceglie, probabilmente troppo veementi le sue proteste. Ricordiamo, questa partita vale molto, quindi è logico che il nervosismo sia elevato, l'adrenalina sale col passare dei minuti. Jovic poi sbaglia il controllo e la palla ora è per Galindo. Palla all'indietro, Pacheco, Filanschik, Pacheco, palla per... ci ha provato Lupoli, ha detto di no con il pugno, Sinigaglia. Ora Galindo, Pacheco, Filanschik, Jodice, messo giù e c'è il fallo. Ora 1-1 il conto dei falli. C'è qualche lamentela qui in tribuna da parte dei sostenitori del Canosa, la squadra di casa, però effettivamente poteva starci il fallo, quindi 1-1 quando mancano 17 minuti al termine del secondo tempo. Ora Filanschik si propone in avanti, viene servito però troppo lungo questo passaggio, ci ha provato comunque il polacco a raggiungerla, che ora chiama la squadra a salire e pressare alto. Controlla Cassanelli, torna all'indietro però da Sasso, autore del gol, che del primo gol, ruba palla a Lupoli, Sasso si gira dall'indietro per Sinigaglia che prova la battuta, palla fuori, forse anche un tentativo di spazzare questa palla che sembrava velenosa lì nei pressi dell'area di rigore, senza fronzoli, quindi ha preferito mandare in avanti. Ora Lupoli prova a girarsi, destro, Sinigaglia, ma c'è il fallo, fallo di Jodice che viene ammonito per probabilmente una trattenuta ai danni di Lupoli. E ora c'è una punizione da posizione interessantissima, vedremo se i giocatori di mister Lo Dispoto avranno provato qualche schema in allenamento oppure se si proverà direttamente la battuta in porta. Vediamo, c'è Filanschik accostato poco più avanti rispetto alla linea mediana del campo, che probabilmente riceverà palla e sfodererà il suo destro potente, molto pericoloso il destro di Filanschik. Filanschik, palla ribattuta da Cassanelli in barriera, il destro era potente, non sappiamo dove sarebbe terminato. Ancora Filanschik, stavolta la palla riesce a oltrepassare le maglie avversarie, però non inquadra lo specchio della porta ed esce a pochi centimetri dal palo destro della porta, difesa da Sinigaglia, che ora si appresta a riprendere il gioco con le mani da Jodice. Cambio di gioco però troppo alto questo passaggio in direzione di Sasso, che si impegna ma non riesce a controllare la sfera. Lupoli, la rocca, Galindo da in avanti, però impreciso il passaggio verso Pacheco. Sinigaglia, palla intercettata da Filanschik, Pacheco, Filanschik, finta però
chiede l'angolo ma non lo ottiene. L'arbitro concede la rimessa laterale al Bisceglie, che riparte subito. Cassanelli, Filan Schick, si avventa il destro, era difficile inquadrare la porta, ci ha comunque provato Relia dall'altra parte, doppio passo il sinistro, palla che forse ha sfiorato il palo, ha toccato il palo esterno ed è uscita. Ora la Rocca, palla verso Filan Schick, stop il sinistro, palla fuori, ci ha provato Filan Schick che ora lascia il posto a Castro Giovanni. Elia, Iodice, ora non riesce però Cassanelli a raggiungere il passaggio del numero 23 e quindi ci sarà una rimessa laterale sul lato di destra da posizione invitante per la squadra di casa. Galindo prova il destro, Cassanelli difende palla, Iodice dribbling, Galindo, Castro Giovanni, Lupoli, sinistro, palla Sinigaglia. Pacheco dal corner, in mezzo verso Lupoli, la palla scorre, Aurelia riparte, buono Castro Giovanni con il suo intervento. Sasso, palla sul sinistro, dall'indietro verso Iodice, Iodice controlla con la suola, palla in mezzo, Galindo, Castro Giovanni, Lupoli prova il dribbling, Cassanelli dice di no, ora ancora Lupoli, il destro, Sinigaglia si oppone e riparte Sasso. Adesso la partita ora si infiamma. Sasso da sulla sinistra verso Elia, Iodice, Elia ancora, perde palla, Castro Giovanni, Pacheco torna indietro ed è ancora Castro Giovanni che potrebbe anche tirare ma preferisce ricominciare da Galindo, ci prova lui, la palla però viene ribattuta e termina dalla Rocca che con le mani ora da sulla sinistra per Castro Giovanni che si affida a Pacheco. Ancora Pacheco, Castro Giovanni, Elia ora di testa per Cassanelli, Sasso, Elia, Cassanelli, Iodice, Cassanelli, Sasso, palla sul sinistro, cambio di gioco verso Iodice, ora c'è il 2 contro 1 ed è stato provvidenziale l'intervento di Sasso. Castro Giovanni chiedeva prima il passaggio, probabilmente aveva ragione perché si sarebbe trovato 1 contro 1 con Sinigaglia. Ora proprio lui, Castro Giovanni, che stoppa, da in mezzo, viene tamponato senza fallo da Iodice. Ora rimessa, ancora un'altra rimessa laterale, sempre Castro Giovanni sulla battuta da Pacheco. Ancora Pacheco, Castro Giovanni, Pacheco da Galindo, La Rocca, La Rocca si porta in avanti, e la rete, è entrato da pochissimo, forse al primo pallone toccato, Anciulli! 5-3, ragazzi, ha stoccato solamente un pallone il numero 11, ha dribblato il portiere e ha messo dentro il 5-3. Ora doppio vantaggio per la squadra di Lodiscoto. Ora riparte il Bisceglie. Cassanelli, Elia, Di Benedetto, si propone Sella, ci prova Sinigaglia,
ora la Rocca. Palla a cercare Anciulli, autore del 5-3 poco fa, il numero 11. Anciulli, Pacheco, Galindo, Castro Giovanni, Galindo ancora, Castro Giovanni, Pacheco da in avanti per Anciulli che difende palla, allarga per Galindo, palla sul sinistro, non ha inquadrato la porta sul primo palo, Galindo ci ha provato, ora però Castro Giovanni di testa mette in rimessa laterale e si dà un cenno d'intesa col proprio portiere La Rocca, segno di uno spirito di squadra sempre ottimo quello di mister, della squadra di mister Lodispoto. Pacheco si propone, Castro Giovanni che forse colpisce il palo esterno, era in caduta comunque, è difficile inquadrare la porta, ora Pacheco di testa da Galindo, Castro Giovanni. Galindo, Pacheco, Castro Giovanni, Galindo, dribbling, saltato secco un avversario, ancora Galindo, in mezzo, Cassanelli, Elia, Elia ancora, le finte del numero 7, sdali dietro Cassanelli, Di Benedetto, palla in calcio d'angolo. Ora c'è Cassanelli dal corner, palla per Elia, Cassanelli, manca lo stop e palla che termina in rimessa dal fondo. Pacheco, Castro Giovanni, Pacheco, Galindo, ancora per Pacheco. Ribattuto il suo tentativo di passaggio in avanti. La Rocca, Filanschik. Però non riesce a girarsi il numero 5. Numero 5 polacco. Sinigaglia. Castro Giovanni si dispera perché probabilmente poteva approfittare della situazione, dell'errore del portiere avversario. Ora Elia. Palla in avanti con un pallonetto. La palla raggiunge Iodice e c'è il gol di Benedetto, tiro improvviso, 5-4, partita come detto stupenda questa sera, 5-4 di Benedetto, forse non se l'aspettava nemmeno La Rocca che si è tuffato con qualche centesimo di secondo di ritardo e non è riuscito a parare il tiro. 5-4 quindi, quando mancano 11 minuti e poco più alla fine di questo match spettacolare qui al palazzetto dello sport di Canosa questa sera. Galindo dribbling, ancora Galindo palla al piede, l'arbitro vediamo, ravvisa il fallo. C'è il cartellino rosso, cartellino rosso per Di Benedetto, questo è un po' esagerato, forse un po' esagerata questa decisione di mandare fuori Di Benedetto che ora va negli spogliatoi. E ora il Bisceglie dovrà affrontare questi minuti in inferiorità numerica. Vedremo se ne saprà approfittare la squadra di casa. Ci sono le proteste del mister Di Chiano.
Galindo ora sul punto di battuta quando mancano 10 minuti e 54. Vediamo se proveranno uno schema o Galindo proverà la battuta diretta. Pacheco. Galindo, Pacheco. Galindo. Pacheco. Galindo ha provato a servire Lupoli. Ora Elia perde palla. Castro Giovanni da Lupoli, ma fa un buon piegamento difensivo. Sasso. Galindo. Pacheco. Castro Giovanni. Galindo. Destro. Palla fuori di un nulla. Ancora un problema alla coscia per il portiere Sinigallia, che già nel primo tempo ravvisava qualche dolorino proprio in quella zona del corpo. Probabilmente non è al 100% fisicamente. È già la seconda volta, come detto, che si massaggia il sottocoscia destra. Vedremo se ora proseguirà di nuovo nuovamente. Ecco che si rialza. Sasso difende palla. Iodice a cercare Elia, che però perde palla. Castro Giovanni. Pacheco pensa al tiro, da a Galindo. Pacheco. Castro Giovanni, buona posizione per lui. Pacheco, ancora Castro Giovanni, destro, parata di Sinigallia. Elia, dai in avanti, ma Iodice inciampa. Pacheco, Lupoli in mezzo, e ora Galindo la mette dentro sul secondo palo. José Galindo, 6-4. Sono riusciti a sfruttare la superiorità numerica gli uomini di Mesterlo di Spoto. E ora siamo 6-4 quando mancano 9 minuti e 38. Galindo autore del 6-4. Facile, facile. Ora c'è Sasso, Elia, Iodice, Sasso, ora ristabilita la parità numerica. E ora il 7-4 di Lupoli, errore di Sasso, che ora chiede scusa anche lui. Lupoli ne ha approfittato e ha messo dentro. 7-4 adesso, il Canosa ora sulle ali dell'entusiasmo, nel proprio palazzetto, all'adrenalina a mille, e sa che questa partita vale tanto. Portare a casa i 3 punti sarebbe fondamentale, sia in chiave morale che in chiave classifica soprattutto. Cassanelli, Sasso ci prova di punta. Mancano 9 minuti e 5 secondi al termine della partita. 7-4 qui il punteggio. Palla in avanti. Castro Giovanni la domestica. Termine. Cassanelli. Elia. Ancora Elia. Si gira. Cambia gioco verso Cassanelli. Castro Giovanni però fa buona guardia, si mette davanti col corpo. Ora c'è La Rocca. Termine. Ancora rimessa laterale per il capitano
della squadra del Canosa Termine, che si incarica della battuta. Pacheco lascia a Termine, va in avanti che non raggiunge però il numero 8. Elia, ora pressing alto ancora di Lupoli, che stava per ripetere il gol del 7-4, sempre scaturito dal suo pressing. Ha rubato palla a Sasso nella circostanza precedente, ha messo dentro, ora stava per accadere la stessa cosa. Ora La Rocca si porta in avanti, la scivolata mette fuori per evitare guai peggiori il numero 17, estremo difensore della squadra di casa, che conduce per 7-4 quando mancano poco più di 8 minuti. Sinigaglia, controllo con la suola, dall'indietro verso Iodice, Elia, Iodice, Elia, Sinigaglia, ancora lui, Iodice, Elia, Cassanelli, Elia, Iodice, Sinigaglia, ora fa il portiere di movimento, mancano 7 minuti e mezzo, Termine, Pacheco, Castro Giovanni, fallo di mano questo, chiedono il giallo per il numero 3, e c'è, arriva il cartellino giallo ai danni di Castro Giovanni. Ora vediamo l'arbitro andare a colloquiare con Capitan Termine, che chiede la motivazione di questa ammonizione, forse è arrivata in ritardo. Ora c'è un po' di nervosismo, un po' di ora ci sono i direttori di gara che danno spiegazioni a tutti, quasi tutti i componenti sia della panchina che in campo, perché tutti chiedono, fanno domande sulle decisioni che i direttori di gara stanno prendendo, quindi loro devono chiarire. E ora però si è ripreso a giocare con Iodice, sempre spinto in avanti Sinigaglia, che ora serve Cassanelli, che riesce a portare a casa una rimessa laterale. Time out, ci risentiamo fra qualche istante dopo la pubblicità. Rieccoci qui collegati dal palazzetto dello sport di Canosa di Puglia, dove mancano 7 minuti e il parziale recita Canosa 7, Diaz Bisceglie 4, una partita divertentissima. Ora però il Bisceglie ci prova con Elia, palla alta. Lupoli 8-4. Ora però la squadra di Mister Lo Disputo
si porta a più 4. E ora la situazione si fa veramente difficile per gli ospiti del Bisceglie, perché il risultato è di 8-4 e mancano poco meno di 7 minuti. Lupoli ora ha portato a 8 le marcature dei ragazzi di Mesterlo di Spoto. Iodice, ancora lui, dalle indietro. Ora la palla viene data a Sel. Manca il controllo. Ora c'è sulla palla Elia che dà all'indietro. Cassanelli. Cassanelli in mezzo. Castro Giovanni. Sasso con la maglia del portiere di movimento. Prova la rovesciata. Castro Giovanni, la palla viene lanciata in avanti. Invece Iodice che è appostato in area di rigore. Iodice, Elia, Iodice, Elia, Iodice ancora, Elia, ancora lo scambio fra i due, Sasso, dribbling, punta, la rotta, dice di no, Elia, controfallo, quello ravvisato dal direttore di gara. C'è Sasso, Elia, Iodice, Cassanelli, Elia, Cassanelli, manca lo stop, la rocca, Pacheco, ancora lui, termine, si destreggia, viene travolto e c'è il quinto fallo, quello commesso da la squadra del Diaz Bisceglie, quindi dalla prossima eventuale infrazione la squadra di casa potrebbe usufruire del tiro libero come da regolamento. Ora Elia finta il destro, Iodice ci prova lui e la palla termina dritta all'incrocio. Gran gol di Iodice questo, nulla da fare per la rocca, tiro davvero precisissimo, terminato nel set per l'8-5, partita che non è ancora finita qui al palazzetto dello sport di Canosa. 8-5 per i padroni di casa quando mancano 4 minuti e 50. Lupoli si gira dall'indietro verso Pacheco. Galendo, ancora Galendo, Castro Giovanni, Galendo, Pacheco, prova a dare in avanti, Sinigaglia, Iodice, Elia, Cassanelli, cerca compagni, da Sella, Iodice, Sella, Cassanelli, Iodice, Elia, Iodice, Elia, Iodice, Cassanelli, Cassanelli, ancora Iodice, Elia, Cassanelli, Sella, ancora Cassanelli, Sella,
debole il tiro del numero 11, palla tra le braccia di La Rocca che riparte. Ora c'è il numero 10 che ridà Castro Giovanni. Numero 10 Galindo. Lupoli. Pacheco non riesce a tenere in campo la palla, ci sarà una rimessa laterale. Elia. Mancano 3 minuti. 8-5 il punteggio. Può ancora accadere di tutto. Qui al Palazzetto dello Sport di Canosa, in questa partita stupenda alla quale stiamo assistendo e della quale ho onore di fare il commento. Ora c'è Iodice, Elia, Iodice, palla ancora per il numero 23 che poco fa ha trovato il 7 proprio da quella posizione con un tiro splendido, preciso, potente, terminato l'incrocio dei pali. Ora sempre lui il numero 23 che dà a si appoggia a un compagno, ancora lui con la palla tra i piedi. Elia, Cassanelli, manca lo stop, Lupoli ne può fissare ma Cassanelli rinviene. Ora Castro Giovanni, Galindo, grande Galindo con i suoi dribbling, i suoi dribbling e brevi legno, un giocatore fantastico, il numero 10 della squadra di Messervile, della squadra di casa, di Messervile di Ora però Castro Giovanni, per non rischiare, si rifugia in rimessa laterale. Sasso, Elia prova il destro, Iodice, ora ancora sinistro, ribatte con la Pacheco. Iodice, Elia, Iodice ancora, Elia, scambio tra i due. Cassanelli, il destro, termina di poco a lato ma ha fatto buona guardia. Time out, ci risentiamo fra qualche istante per l'ultimo minuto e 40 di questa partita dopo la pubblicità. Bentornati amici sportivi, quando ci apprestiamo a vivere questi ultimi 1 minuto e 40 precisamente, ultimi secondi che ci separano dal termine della partita, una partita fantastica, quella alla quale abbiamo assistito quest'oggi. Ora c'è Anciulli! Anciulli! 9-5! Anciulli cosa fa? Entra, prende palla e fa gol! È già la seconda volta che accade, appena entrato, al primo pallone toccato, ha messo dentro il numero 11 e la rete del 9-5 che probabilmente chiude definitivamente i giochi perché manca veramente poco. Entra, prende palla e mette dentro, come detto, Anciulli stasera. Cinismo al 100%, ora ci prova Elia! La Rocca come un felino dice di no. Che riflessi, stavolta è stata una grande parata del numero 17 La Rocca sul tiro di Elia da posizione ravvicinata. Ora però Cassanelli, Elia, Iodice, Cassanelli, Sacco, ci ha provato Cassanelli, ancora La Rocca, Elia, ultimi 50 secondi della partita, manca veramente poco,
Iodice non ci è arrivato sul secondo palo Sella. Possiamo dirlo che a 45 secondi dal match. Ora ci ha provato nuovamente Anciulli di testa. Dicevamo, la squadra di Mister Lodi Spoto ha sofferto, ha saputo tenere i nervi saldi, ma ora meritatamente sta per portare a casa 3 punti pesantissimi in chiave salvezza, in chiave classifica, perché la squadra attualmente occupa il terzo posto e con questi punti si porterebbe a 33, a meno 4 dal duetto di testa che attualmente vede capoliste a pari punti Molfetta e Litria Football Club. Mancano 23 secondi, veramente poco il tempo che separa i ragazzi di Mister Lodi Spoto da una vittoria ottenuta con le unghie e con i denti, come si suol dire, ma tutto sommato meritata, perché sono stati bravi. Caparbi, ora c'è Termine che riparte, perde palla, Iodice si avventura. Attenzione, e la partita finisce in questo istante. C'è stata anche una manata, però la partita è terminata con un brutto episodio, però pare che non sia accaduto nulla in campo. Ora siamo, come detto, partita terminata, dunque 9-5 per i ragazzi di Mister Lodi Spoto, che ora arrivano a quota 33 punti, vittoria meritata dal palazzetto dello sport di Canosa. È tutto, un saluto da Giampiero Laira e Vincenzo Arvano qui al mio fianco, grazie al quale abbiamo potuto assistere alle immagini di questa bellissima partita, e entrambi vi auguriamo una buona serata e ci diamo appuntamento alla prossima partita.